del Varese, linea difensiva del Varese è altissima. Sì, molto alta. Opportunità per il Varese ora con Lazar, con il sinistro, bellissima palla, il gol del Varese che passa in vantaggio al 12° minuto. Ashraf Lazar porta in vantaggio il Varese con Carraro che ha ricevuto da Matos. Carraro rende il pallone sempre a Matos, triangolazione tra i due, Carraro, super intervento di Mikai Piccini, anticipato con una certa celerità Taddei, poi lo stesso Taddei entra in ritardo, aia, reazione fuori. Di Scialpi, espulso, espulsione per Scialpi della Fiorentina. C'è un cambio in vista per la Fiorentina perché c'è Seferovic che ha tutta l'aria di essere pronto all'ingresso sul terreno di gioco. Attenzione però ora a questa opportunità per Matos, arginato sulla tre quarti, posizione di Carraro che calcia in rete ma con il gioco fermo. Lancio di Fatticcioni, il controllo di Seferovic verso Iemmello, la palla fuori! Hanno fatto il palo del portiere, vedere cosa succede. Insomma. Vediamo, il Varese, vedete, tutti in area, Prante Carraro, il gol della Fiorentina, il pareggio della Fiorentina, al 91° minuto, e lui è Federico Carraro, il gol del pareggio, che rimette in corsa la Fiorentina, la fa ritornare in partita proprio a 3 minuti da una vittoria che il Varese sembrava ormai avere in mano. Una mattonella per Carraro, telecomandata nel 7, 1-1, tutti in parità. A questo punto solo pochi secondi ci separano dai tempi supplementari. Direi che l'ha battuta bene Carraro, abbastanza lenta, ma mi sembra che Mikai abbia sbagliato il tempo. Quasi un cucchiaio a un certo punto. No, ecco, la potenza entra subito, entra in campo Wagner. Ha avuto compassione anche l'arbitro. Iemmello, la palla termina fuori. Parte Grifoni con il destro, il colpo di testa e la pallone che termina fuori. Parte con il destro Jadilson e la parata! La parata di Seculin inizia bene per la Fiorentina. Calcio di rigore ora per la Fiorentina, il gol, Mirko Miceli calcia con il destro, la palla in rete. Trasformazione da calciare Piccini, parte Piccini, la palla in rete. Detto che Scialpi è un ottimo giocatore. Parte Barberis, palla in rete. Tra i segnati dalla Fiorentina, due anche dal Varese che però ha fallito con Jadilson. Parte Fatticcioni, palla in rete. Quasi, Calcio di rigore per il Varese ora con Wagner. La conclusione, la palla in rete. Segnare il quarto rigore della Fiorentina. Parte Iemmello, calcia con il destro, alto! Manda alto Iemmello, tutto in perfetta parità. La rincorsa del capitano del Varese, parte Bianchetti, il gol! E adesso Carraro, parte Carraro, conclusione, gol! 4-4. Parte Toninelli. Con il destro Toninelli, gol! E Grifoni infatti. La rincorsa, parte con il destro e la palla in rete. Parte Serrano, palla in rete. Svizzero. Parte con il sinistro Seferovic, alto! Il Varese va in finale del campionato primavera al termine di una partita incredibile. Si aspettava dei tempi supplementari così da parte della Fiorentina, 11 contro 8. Io preferisco sempre guardare i meriti più che le cose, gli aspetti negativi. Io dico che do dei grandi meriti ai miei ragazzi che sono riusciti con la forza, con la voglia di sacrificarsi, andando abbondantemente oltre qualsiasi tipo di soglia della fatica, riuscire a tenere il campo e portare a questa partita con addirittura dei momenti che volevamo anche provare a ripartire. E questa è una cosa che dirla adesso commuove anche un po', perché veramente dopo 118 minuti vedere il mio terzino destro Toninelli che prova a partire e andare, sono cose belle insomma. Allora mister, purtroppo è andata male, i ragazzi hanno dato il massimo, quello che non mi è piaciuto personalmente sono stati i tempi supplementari, qualcosa da dire su questo 11 contro 8? Ma no, non ho niente da dire, questi sono stati i ragazzi che hanno fatto una stagione stupenda, meravigliosa,
non ci avevamo molto probabilmente più niente da dare, nel senso che fisicamente eravamo cotti, tant'è vero che i rigori abbiamo sbagliato proprio anche per questa stanchezza, ma dovevamo gestire un po' meglio il possesso palla, cercare di avere più velocità di esecuzione, soprattutto davanti, di riuscire a essere più veloci, ma ci mancava proprio lo spunto finale. Loro potevano anche rimanere in quattro, ma noi facciamo troppa fatica nella velocità di palla, nel movimento, negli inserimenti, nel saltare di testa. La squadra era... aveva dato tutto e anche loro in supplementare, nonostante eravamo in supplementare numerica, non riuscivamo comunque a scardinarli o comunque a creare grosse occasioni. Sono orgoglioso per quello che hanno sempre dimostrato, per l'aspetto mentale, caratteriale e tecnico che hanno dato in tutta l'annata. Nessuno gli può rimproverare niente, nessuno gli può dire assolutamente, perché hanno sempre dato tutto quello che avevano. Oggi molto probabilmente non è stata una delle migliori partite, ma comunque hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Veramente erano stremati, erano cotti proprio, come si può dire. Veramente sono stati eccezionali, quindi ho detto solo di alzare la testa e guardare avanti, perché tutta la gente, tutti i tifosi, e conosco i tifosi fiorentini, sono orgogliosi di questi ragazzi. E noi siamo stati bravi a rimanere calmi, loro molto ovviamente erano molto nervosi pensando anche al Viareggio, e sapevamo che non dovevamo cadere in provocazioni, però ci è mancato oggi lo spunto finale, ci è mancato proprio quella qualità che ci ha contraddistinto in tutta l'annata, ma si vedeva, era la squadra che non riusciva più a attaccare gli spazi, non riusciva a essere proprio rapida sotto porta, due o tre occasioni che sembravamo da solo, non siamo riusciti a girarci, non c'era più lucidità, non c'era più gamba. Siamo arrivati in due finali e una semifinale di scudetto e abbiamo perso contro sicuramente una grande squadra, una squadra che ha dei valori come e anche ha molti 91 in campo, quindi credo che questa è una squadra che ha dimostrato il suo valore, ha ancora delle grandi prospettive perché c'ha giovani. Oggi abbiamo visto, abbiamo giocato Matos, ha giocato Biondi, è entrato Grifoni, giocatori che sono addirittura 93, quindi credo che questo sia un serbatoio importante per una Fiorentina e ci si può contare. Sono ragazzi che meritano di poter, qualcuno qualitativamente anche fisicamente, di poter già andare in prima squadra, e ce ne sono perché i risultati lo dimostrano. Io vedo veramente un Carraro, veramente ha fatto una partita eccezionale per combattività, come gioco tecnico è veramente la prima squadra, diciamolo. Sì, è un giocatore che ha della grande qualità, deve sicuramente ancora fare quel salto di mentalità, però anche fisicamente è un ragazzo che, se vuole, ha tutte le caratteristiche per poter giocare a grandi livelli. Ha fatto un'annata strepitosa, ha dimostrato in una semifinale di aver fatto veramente un'ottima partita, ha cercato di fare di più di quello che era riuscito a fare contro l'Atalanta, dove era stato sicuramente una partita, una delle più negative che aveva disputato. Oggi è stato determinante, ha fatto veramente una grandissima partita. Io alla Fiorentina ci sto molto bene e spero di poter continuare con questa società, perché è una società che ambisce a grandissimi livelli e ha anche la possibilità di lavorare con dei ragazzi eccezionali. Se poi ci sarà un'alternativa veramente importante e valida, ovvio che uno, un allenatore, le valuta, però ripeto, io nella Fiorentina ci sto molto bene, poi sarà la società e il dirigente a dirmi poi quale sarà il mio futuro. Io per adesso non ho nessuna trattativa aperta. Siamo qui con un grossissimo personaggio, mister Sacchi. Due parole su questa semifinale tra Fiorentina e Varese. Beh, una buona partita, ben giocata, specialmente il Varese è una squadra molto ben organizzata e la Fiorentina ha delle buone individualità. L'unica cosa negativa è che quando ci sono molti spettatori vengono fuori tutte le maleducazioni, l'ignoranza, la poca civiltà che purtroppo fanno parte dei frequentatori abituali del nostro calcio. Questo non è positivo. Questo è vero, perché nel mondo del calcio, specie giovanile, dovrebbe prevalere, ecco, l'educazione, il buon senso un po' di tutti. Abbiamo visto l'entrata della Roma e c'è sempre stato un po' di diatriba fra tifosi, però insomma, dovrebbe parlare un po' più di calcio che invece di queste cose, come è successo a Callucca, Fiorentina Atalanta. Posso dire, sono cose in un mondo civile incomprensibili. Riparliamo un attimo di calcio. Come si aspetta il secondo tempo? La Fiorentina, sicuramente un uomo in più, qualcosa dovrebbe cambiare. Sì, dovrebbe, però il Varese è una squadra che ha dimostrato di avere a livello collettivo delle grandi conoscenze. Siamo qui con Bigigan, ex Viola, un grande ex Viola, vincitore della Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Questo, siamo in diretta, una grandissima partita, con grandi emozioni. Sì, sicuramente è una partita che ci sta dando delle grandi emozioni.
la Fiorentina è riuscita ad acciuffare questo pareggio alla fine, nonostante un Varese molto arcigno, ben organizzato, e la Fiorentina delle ottime individualità. Mi sembra che sul gol del pareggio però il portiere abbia qualche colpa, ecco. È vero, diamo anche merito al piedino di Carraro, noi siamo di parte, come Carraro è un grande veramente. Certo, sicuramente sì, ha fatto un gran gol, io fossi stato io avrei calciato sul palo del portiere, però ha avuto ragione lui con la complicità del portiere, anche se devo fare dei complimenti al portiere del Varese perché per la giovane età è stato davvero bravo. Facciamo le dovute corna, ma se la Fiorentina dovesse passare in finale, Fiorentina-Roma come la vedi? Io la prima volta che vedo quest'anno una partita primavera, però sicuramente è una finale, è il replay della Coppa Italia, quindi se sono arrivate due volte in finale, se dovessero arrivare due volte in finale sicuramente saranno sono le squadre che per tutto l'anno hanno meritato di essere lì, quindi merito e onore a loro, e speriamo insomma che la Fiorentina riesca a passare questo turno. Grazie a Bicica. Grazie, ciao.